Minna-san, konnichiwa! Ciao a tutti! Benvenuti a questa 33esima video lezione di Nihongo, la serie di video per imparare la lingua giapponese. In questa video lezione parliamo di un argomento molto importante per la costruzione di frasi in giapponese: gli aggettivi. Nella lingua giapponese ne esistono due tipi: gli aggettivi in i e gli aggettivi in na. In questa lezione introduttiva scopriremo quali sono le caratteristiche principali degli aggettivi in giapponese, perché vengono divisi in i e in na, come si usano e quali sono le differenze tra le due tipologie. Il motivo per cui sono chiamati in questo modo è dato semplicemente dalla loro terminazione. Gli aggettivi in i perché terminano in i, mentre gli aggettivi in na appunto perché accompagnati da na. Qualità tipica degli aggettivi giapponesi è che si coniugano, esattamente come i verbi. Hanno infatti una loro particolare inflessione per ogni forma, cortese o piana, e per ogni tempo, presente, presente negativo, passato e passato negativo, diversi per ciascun tipo di aggettivo. E data la natura di attributo, tipica degli aggettivi, ma con comportamenti uguali a quelli di un verbo, l'aggettivo giapponese può avere sia valore attributivo che valore predicativo. Valore attributivo o aggettivale? Come si può facilmente indovinare, il valore attributivo o aggettivale è proprio quello che un aggettivo assume quando è vicino ad un sostantivo e lo qualifica specificandone una qualità o uno stato. È importante ricordare che un aggettivo giapponese, sia questo in i o in na, si comporta come un aggettivo in inglese, ossia precede sempre il nome che qualifica. Data questa regola, avremo quindi, ad esempio, Takaiki. Un albero alto. Shinsetsu na hito. Una persona gentile. Valore verbale o predicativo. Come si può facilmente intuire, il valore predicativo di un aggettivo, sia questo in i o in na, è proprio quello che quest'ultimo assume nel suo ruolo di predicato, cioè quando viene coniugato e posizionato come verbo. Facciamo un paio di esempi. Konoskato wa kirei desu. Questa gonna è bella. Konoki wa sugoku takai desu. Questo albero è davvero alto. Nelle prossime lezioni proseguiremo a parlare di aggettivi, studiando nello specifico prima gli aggettivi in i e poi gli aggettivi in na, con annessi i dovuti approfondimenti. Per saperne di più sulla lingua giapponese e sul Giappone, visitate il sito www.sakuramagazine.com. Alla prossima!